Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto nel pomeriggio da Barbara Russo, è stata ospite anche lei, la bellissima Francesca Cipriari dal Torino, la quale diciamo così che si è mostrata in tutto il suo magnifico splendore e si è esibita con il buon Raffaello Toron in un meraviglioso e conturbante cha cha cha. Tuttavia l'abito svolazzante, lo sparco vertiginoso e le movenze erotiche e molto piacevole del balletto improvvisato con l'ex Geffino avrebbero lasciato intravedere davvero tanto agli occhi di noi maschietti. Infatti una porzione di lato B sarebbe rimasta scoperta e avrebbe fatto strabuzzare gli occhi anche di Barbara Musso, presente ovviamente all'interno dello studio, visto e considerato che lei è la conduttrice di Pomeriggio 5 ma anche di Domenica Live, entrambi i programmi qua in onda su Canale 5, questa emittente televisiva italiana. È stato un momento piacevole, ovviamente, soprattutto per noi maschietti, visto e considerato che il morale ovviamente è rimasto ben alzato e non solo per dirlo in maniera ironica. Insomma, la bella e simpatica Francesca Cipriani dal Torio, quando passa, si fa notare e si fa notare in tutto il suo magnifico splendore. Ed io di questo ne sono molto felice, anche perché è una bellissima donna, intelligente, sexy, mediterranea, piacevole e molto molto in gamba. Beh, complimenti dunque a lei. Ovviamente incidenti possono capitare, non è qualcosa di brutto, qualcosa di schifoso, qualcosa di negativo, ma fa parte della vita umana. Grazie, saluti, iscrivetevi al prossimo video e questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Francesca Cipriani né di Barbara D'Urso né di Raffaello Toron, ma solo informare eventuali persone.